Bentornati a tutti, nuovamente un buon sabato e benvenuti qua a Leoni da Parquet, contenitore sportivo cestistico che parla di Gemma Pallacanestro Montecatini, del campionato di Serie B nazionale, un campionato sempre più interessante con una classifica, tra poco ne parleremo, e con una situazione, soprattutto in vista anche del finale di girone d'andata, ancora più accattivante, mi verrebbe da dire. Il saluto che va agli ospiti di questa puntata di Leoni da Parquet, il capitano di Gemma, Nicola Savoldelli. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao Nicola e ciao e va anche a Fabio Raffanelli, da quest'anno è il referente delle pool di aziende che gravitano proprio attorno a Gemma Pallacanestro Montecatini. Ciao a tutti, buon pomeriggio. E allora è il momento di iniziare questa puntata, direi di cominciarla parlando di quello che è poi proprio il momento di Gemma, che è reduce da due vittorie consecutive, con un bilancio al momento che vede 10 vittorie e 4 sconfitte, secondo posto in classifica. Nicola Savoldelli, al di là del fatto che sei capitano, del fatto che sei uno dei giocatori più importanti, io credo, insomma, da più parti me ne viene un po' definita Gemma come la sorpresa in questa prima parte di stagione, però è anche un po' complicato adesso continuare a definirla sorpresa dopo tutti questi buoni risultati, questa ottima classifica, mi viene da aggiungere, Nicola. Sì, diciamo che abbiamo incominciato a farci conoscere, abbiamo affrontato questa prima parte della stagione come volevamo affrontarla, ci siamo preparati tutte le settimane, anche con la sfortuna del caso, tra infortuni, eccetera, al 110%, e poi la domenica i risultati sono questi. I risultati stanno arrivando, coinvolgo anche a livello di tifo e quindi da esterno da questo punto di vista Fabio, perché insomma sei un appassionato di pallacanestro, io direi che Gemma sta dimostrando in questa fase di essere in primis una squadra molto compatta, la sensazione è questa, è capitato nelle partite in cui c'è stato da soffrire, cioè è capitato anche nelle serate in cui magari le cose sono andate tra virgolette più lisce, ma è una squadra che ha un grande senso di se stessa, mi verrebbe da dire, una squadra che sta bene assieme. Allora, sicuramente fin dall'inizio abbiamo visto che nel gruppo c'era una grande armonia, e questo nonostante che tutti i componenti della squadra, tranne due, fossero nuovi, c'è stata una Esatto. grande alchimia da subito, e lo stiamo vedendo in queste partite, perché pur con una sfortuna che ci ha un po' perseguitato in queste partite, perché insomma abbiamo perso i giocatori importanti. Chi va in campo veramente si vede che va con il massimo impegno, e con la massima, diciamo, volontà di fare bene, e questo lo si vede e ci sta sorprendendo tutti a livello di tifo. Fabio ha toccato il tema degli infortuni, la parziale buona notizia è che domani la sfida alle 18 con Omegna dovrebbe rientrare Saverio Mazzantini, abbastanza bersagliato, mi viene da dire, nelle ultime settimane, che questo problema al gomito, che sembra per fortuna in via di risoluzione, dovrebbe poter dare un contributo. Nicola, andiamo a commentare quelli che sono stati gli ultimi risultati, perché nelle ultime tre partite, prima sì la sconfitta nel derby, ma veramente per un solo canestro e quindi diciamo una partita assolutamente sul filo dell'equilibrio. Poi la vittoria netta nel turno infrasettimanale con Cassino, grazie a Vito Perillo, che saluto ovviamente al di là del vetro in regia, ecco qua le immagini, una vittoria che non era così scontata, perché a 3 giorni dal derby arrivare a giocarsela subito con, come dire, l'obbligo anche di doverla vincere, ed è arrivata una vittoria piuttosto netta, direi. Sì, diciamo che abbiamo affrontato così praticamente tutta la prima parte della stagione. Quasi un'abitudine, eh? Sta diventando quasi un'abitudine. No, più che altro è un campionato nuovo. È totalmente diverso rispetto a quello dell'anno scorso. Puoi giocare un derby la domenica e giocare un'altra partita importante il mercoledì. Il pensiero è che vinci o che perdi, alle 6 giochi una partita, alle 8:30 già devi pensare alla partita dopo. Quindi per ora siamo stati molto bravi in questo, e vincere con Cassino e poi con Rieti è diventata una cosa, è stata davvero super. E allora andiamo a vedere anche un po' di immagini proprio dell'ultima vittoria, perché lunedì nel turno, diciamo nel posticipo con Rieti, è arrivata una vittoria per 10 punti. Qua parlavamo prima con Fabio Raffanelli della compattezza della squadra. Ti coinvolgo ancora subito, Nicola, capitano di Gemma, perché Gemma per i primi 20 minuti a Rieti un po' ha sofferto, non è riuscita, diciamo, a imprimere subito l'accelerata, però poi dal terzo quarto in poi davvero è stata tutta un'altra musica. Sì, diciamo che è stata un'altra musica, ma giocare in un campo così non è facile. Io ero un ex di giornata, sapevo cosa potevamo andare incontro,
Loro non meritano la classifica in cui sono ora, sono più sfortunati di noi. Poi appena abbiamo capito come giocare, abbiamo messo a posto qualche tattica, eccetera, abbiamo giocato in maniera tranquilla e l'abbiamo portata a casa. Tra l'altro, già che citavi il tuo trascorso proprio a Rieti, insomma, anche i complimenti che ti sono arrivati dai telecronisti di Rieti in più di una circostanza, non so se ti è capitato di riguardarla la partita, ma insomma, sei stato spesso celebrato per questo, anche quando hai fatto canestri complicati, penso ti faccia anche, come dire, maggiormente piacere, no? da questo punto di vista. Questa è l'ultima vittoria, allora, di Gemma, che è in classifica in questo momento, tra poco la vedremo, è al secondo posto, al pari delle due livornesi, 2 punti sotto Eros, una situazione che tiene viva anche, eccola qua allora già la classifica. Fabio, non so se anche tu ci vuoi dare un giudizio, perché insomma è una gran bella classifica, lo dicevamo prima, Gemma ha ancora la possibilità di giocarsi uno dei primi 2 posti, questo vuol dire anche andarsi a giocare poi la Coppa Italia, insomma, riguardiamola un attimo, grazie a Vito, insomma è una classifica che, come dire, il lavoro di tutti lo va anche un po' a valorizzare, diciamo. Allora, è assolutamente sorprendente, ma appunto nelle parole appunto del capitano si trova la sostanza di quello che poi è la realtà, no? Quindi grande impegno, grande allenamento, un gruppo unito e un tifo e un'organizzazione anche intorno al team che è importante, quindi da questo punto di vista credo che il merito vada un po' suddiviso tra tutti i componenti e quindi speriamo di continuare così, insomma. Raccolgo l'assist, il lavoro dei componenti, come sta dicendo Fabio Raffanelli, referente proprio del pool di aziende, perché la tua figura da quest'anno, diciamo, è nuova, ma è fondamentale in un contesto, lo vediamo anche alle tue spalle, dove si parla di fare rete, di fare squadra, questo è stato un po' lo slogan nato subito dall'estate con Pallacanestro Montecatini, con la nuova società, con la presidenza di Alessandro Lulli. Qual è il tipo di lavoro, Fabio, al quale ti sei dedicato da subito? Allora, dall'inizio abbiamo cercato di portare avanti un progetto, appunto, denominato il Fare Rete, che potesse coinvolgere più partner possibile, ma soprattutto consolidare già quelli che erano presenti, perché di fatto abbiamo Alessandro Lulli, che è un main sponsor importante, e grazie a lui, diciamo, tutta una serie di relazioni e di conoscenze erano garantite, dovevamo solo cercare di dare, diciamo, le 2 opportunità fondamentali che oggi cerca un'azienda, la visibilità e poter fare networking. E questo stiamo facendo. Quindi da quando, diciamo, lo dissi a agosto alla presentazione, da quando mi è stata data questa opportunità da Guido Meini, che ringrazio, ho cercato appunto di lavorare su questo aspetto insieme al team. Assolutamente. Uno di questi, diciamo, prodotti di questo tipo di lavoro, per esempio, è stato l'incontro fatto al Golf Club Le Pavoniere a ottobre. Abbiamo le immagini di quella giornata, dove appunto sono stati messi assieme un po', diciamo, gli amici sostenitori di Gemma Pallacanestro Montecatini, ed è stata una giornata importante da questo punto di vista, Fabio. È stata una giornata importante perché abbiamo avuto modo di relazionarci fra noi e gli sponsor hanno avuto, i partner hanno avuto una possibilità di beneficiare di un ascolto di alcuni servizi che in questo caso erano dedicati alle aziende, quindi si parlava del tema di assicurazione del credito e servizi finanziari, oltre a una parte di consulenza aziendale, quindi una commercialista che parlava di crisi d'impresa. Quindi stiamo cercando a quel tipo di target di dare anche non solo quella visibilità, ma anche offrire loro quel servizio che può essere utile per la loro attività quotidiana. Questo allora la mission, ecco, che porta un po' il tuo ruolo e quindi questa importante novità. C'era anche Nicola Savoldelli quella mattina, mi ricordo, con Coach Del Re, chiaramente in altre vesti, in quel caso da spettatori, voi che siete abituati sempre, insomma, a essere protagonisti, ogni tanto non è male, insomma, fare anche un po' lo spettatore, rendersi conto di quello che c'è fuori dal campo, Nicola. Sì, è stata una cosa nuova per me, parlare di aziende, sinceramente l'ultima volta avevo parlato, come l'avevo detto là, era a scuola, quindi... è stata una mattinata intensa e lunga, ma è stata davvero bello trascorrere in un ambiente simile. Cose belle che ovviamente Gemma vuol continuare anche per il futuro, ne parleremo poi anche dopo nella seconda parte ovviamente della nostra puntata di Leoni da Parquet.
Domani la sfida con Omegna, innanzitutto una cosa che ci fa piacere ricordare, il fatto che prima della partita verrà premiato come MVP del mese di novembre Lorenzo Passoni, un premio che è arrivato anche grazie a tutti i voti arrivati grazie proprio sui profili social di Lega Nazionale Pallacanestro, e quindi insomma ci farà piacere ovviamente celebrare un giocatore, Nicola, da capitano. Credo che Lorenzo lo meriti questo riconoscimento per novembre. Direi proprio di sì, ma oltre a questo merita tanto altro, perché è una persona eccezionale e i suoi consigli sia per me che per gli altri sono determinanti per questo gruppo e per il proseguo della nostra stagione. Anche perché pur essendo un classe 97 Passoni, se non sbaglio esattamente come te, insomma siete quasi un po' i senatori in un gruppo, l'abbiamo detto più volte, rinnovato ma anche giovanissimo, perché c'è Saverio Mazzantini classe 95, insomma vi sentite un po' i veterani, tu sei capitano, insomma non è che poi la carta d'identità sia di quelle così pesanti tra virgolette, no? No, è una cosa particolarmente strana per me, perché magari l'anno scorso passavo da essere uno dei più giovani, diciamo, l'anno dopo essere uno dei veterani, come dici tu. Però per me, ripeto, mi sento orgoglioso di essere in questa squadra, di avere come compagni, ma soprattutto come persone a fianco, Mazzantini, Passoni, tutti quelli grandi. Sappiamo quello che dobbiamo fare, vogliamo aiutare in tutti i modi i più piccoli a crescere, e secondo me lo stiamo facendo nel modo giusto, però la stagione è ancora lunga e vediamo quello che accadrà. Il tuo ruolo da capitano come lo stai affrontando e vivendo da questo punto di vista? Ma diciamo che è la terza volta che mi fanno capitano in una squadra, per me questa è un'occasione d'oro, perché ripeto, ho voluto in tutti i modi venire a Montecatini perché ci ho giocato da avversario tante volte, e per me Montecatini è una realtà vera dove si può crescere, e secondo me da quest'anno, perché l'anno scorso è stato molto diverso, da quest'anno stiamo mettendo delle basi solide per un futuro che secondo me può essere davvero roseo. Del nuovo corso di Pallacanestro Montecatini, ma anche delle tante iniziative che ovviamente si stanno susseguendo, siamo sotto al Natale, quindi parleremo tra poco nel corso ovviamente della seconda parte di Leoni da Parchè. Adesso una piccolissima pausa e poi ci ritroviamo qua. Ci occupiamo della vostra salute e del vostro sorriso dal 1997. Nel nostro studio siamo dotati di ogni tecnologia di ultima generazione. Panoramic Contact con BIM, scanner intraorali per prendere impronte ottiche, fresatori e stampanti 3D, software CAD/CAM che ci consentono di consegnare protesi a carico immediato anche in giornata. Ci occupiamo di ogni aspetto dell'odontoiatria, igiene e prevenzione, parodontologia, conservativa ed endodonzia, protesi fissa e mobile, chirurgia ed implantologia, ortodonzia, trattamenti estetici, cosmetici e filler, prestando la massima attenzione alla disinfezione e sanificazione dei locali in cui vi accogliamo e dai processi di sterilizzazione degli strumenti utilizzati. Explora Broker, specialisti dell'assicurazione crediti commerciali e cauzioni. I clienti non mantengono i propri impegni e non onorano i tuoi crediti? Vuoi espanderti con un partner pronto a coprirti in caso di insoluti? Affidati a noi e tutelati con una polizza crediti. Abbiamo accordi con le principali compagnie del mercato e ciò ci permette di offrirti la migliore soluzione per il tuo business. Hai già una polizza crediti? Metteremo a tua disposizione la nostra specializzazione con una consulenza al fine di analizzare e migliorare la tua polizza e affiancarti nella gestione della stessa.
Che tu sia già assicurato o che tu voglia valutare lo strumento assicurativo senza impegno, non esitare a contattarci. Affidarsi a chi è specializzato è la prima garanzia di successo. Ben ritrovati alla seconda parte di Leoni da Parquet, ringraziamento doveroso che va anche ai nostri sponsor che stanno crescendo, questo ci fa piacere, come devo dire anche gli ascolti proprio della trasmissione puntata dopo puntata, momento come abbiamo un po' anticipato ovviamente prenatalizio, per cui sono iniziate anche le celebrazioni in questo senso, a cominciare dalla cena che c'è stata la scorsa settimana, un po' per tutta la società, Pallacanestro Montecatini, alla fattoria Poggio a Monte Carlo e anche ovviamente per il settore giovanile, quindi con un po' tutte le squadre, i genitori, ma anche il settore mini basket con gli amici ovviamente di Auges Montecatini. È stata una bella serata di divertimento, abbiamo intervistato anche il sindaco Luca Baroncini che è venuto per un saluto, ma è stata una serata secondo me, a proposito di quello che raccontavamo Fabio, di organizzare ovviamente anche eventi collaterali, insomma importante sempre nell'ottica in questo caso ovviamente di farsi gli auguri ma anche di fare squadra, insomma torniamo lì. Certo, allora sicuramente questo è un evento che rafforza un po' quello che dicevo prima, no? Cioè nell'approccio anche con i partner, poter offrire quella programmazione, quella volontà di costruire un qualcosa è un sinonimo di garanzia, per cui vedere tutta quella gente alla cena è stato motivo di orgoglio per noi, ma anche una soddisfazione e sicuramente un'appetibilità per i partner potenziali, perché comunque il gruppo è importante. Abbiamo visto anche tutti gli allenatori schierati, ovviamente dalla prima squadra, Marco Del Re, che ovviamente ha fatto anche il discorso di rito, così come tutti gli altri allenatori, ovviamente da chi segue l'Under 19, l'Under 15, l'Under 14, insomma tutte le squadre che fanno parte dell'universo Gema. Nella circostanza ovviamente ha parlato anche il nostro presidente Alessandro Lulli, lo andiamo a sentire in questa intervista con la Miss Gema Alessia, se lo sentiamo. Alessandro. Siamo qui alla festa della Gema al Poggio di Monte Carlo e in realtà siamo in compagnia di Alessandro Lulli. Ti chiedo, ti aspettavi tutto questo, cioè che la squadra arrivasse seconda in classifica, dato che la società è nata da poco, cioè è nata a giugno? Allora, innanzitutto devo fare i complimenti perché ho visto che hai elargito diversi autografi qui a tutti i tuoi fans, quindi complimenti a te. Allora, non mi aspettavo un seguito importante, ma non così numeroso. Ma a parte al di là dei numeri, devo dire che c'è veramente tanto calore, tanta cordialità e proprio un senso di familiarità importante. Come ho annunciato prima, devo dire che a prescindere la Montecatini siamo noi, siamo loro, a me e questa la Montecatini mi piace. Questo senso di appartenenza, questa unione che vedo fra tutti questi ragazzi giovani, fra le famiglie, fra i dirigenti, fra gli sportivi, fra tutti. E ti aspettavi un settore giovanile insomma così affiatato? Un aumento di iscrizioni, cioè un forte aumento di iscrizioni, te lo aspettavi? Ma qui devo fare un plauso ovviamente agli Ogis che stanno alimentando tutti questi, il mini basket con tutti questi ragazzi, e ovviamente un grande applauso anche a Savioli e ad Albelli che hanno saputo attirare e creare in breve tempo tre squadre, l'Under 13, l'Under 14 e l'Under 19, tra l'altro di bravissimi ragazzi, anche ragazzi molto competitivi. Ti tieni oltre a te gli artefici di questa realtà? No, se sono un artefice io? Sì. No, io sono solamente una persona che sono fortunato perché posso partecipare e dare il mio contributo a questi grandi eventi. Poi sono fortunato anche a essere attorniato da questi ragazzi, da tutti questi dirigenti, da queste splendide persone che mi fanno star bene e ripeto un grande applauso a tutti. Esatto, grazie mille e buon Natale. Grazie, buon Natale a tutti, grazie. Ovviamente che arriva dalla Miss Gema Alessia che ritroveremo ovviamente domani al Palaterme nella sfida con Omegna, tra poco ne parleremo. Però mi piacerebbe con Fabio Raffanelli, appunto referente del pool, andare a parlare proprio di questo rapporto allora che c'è anche nel, come dire, nel modo di lavorare assieme, anche con un personaggio comunque
carismatico, insomma, è vulcanico, viene da dire, come Alessandro. Sì, hai detto parola appropriata, no? Vulcanico, appassionato definirei, entusiasta, cioè sono tre caratteristiche, tre aggettivi che meglio identificano il personaggio. Alessandro, diciamo, approcciando al basket, ha avuto una sola sfortuna, che il pareggio, diciamo, non esiste nel basket, perché Alessandro è uno che vuole sempre vincere, no? Quindi ama la vittoria e soffre pesantemente quando c'è una sconfitta. Però è come un piacere lavorare con lui, perché ha questo grande entusiasmo e questa grande volontà di fare un qualcosa per la collettività. L'entusiasmo che si è respirato nella vittoria di Rieti e che è tornato anche, ovviamente, grazie agli Old Lions, con l'aperitivo di poche sere fa al Gambrinus, con tutta la squadra, con tanti tifosi, non solo Old Lions, devo dire, con un grande clima di festa natalizio, ma già, come dire, insomma, insomma, vedo tanti pollici su, no, Nicola? Hai lanciato anche un coro, insomma, ti hanno visto come... Insomma, ti sei un po' lasciato andare, mettiamola così, Sì, è una cosa che a me piace tanto, questa... Siamo diventati una famiglia, diciamolo così, è una cosa molto bella, poi soprattutto da giocatore ti fa sentire a casa, perché essendo tanti anni ormai lontano da casa... Vedere tanta gente che ti vuole bene, che farebbe di tutto per te, è solo che bello. E poi passare dei momenti simili anche solo prima di una partita così importante è bello. Quanto è importante, ti chiedo, Nicola, anche abbiamo visto ovviamente tutti gli Old Lions, erano 5 a Rieti, un applauso veramente ai ragazzi che in una serata di pioggia fredda sono andati comunque a sostenere la squadra di lunedì sera, insomma, non semplice. Più in generale, quanto è importante avere il calore del tifo al Palaterme, o comunque un po' nelle varie circostanze? Tantissimo. È una cosa che io stimo tanto di queste persone, perché sono persone, oltre che ultra, chiamiamoli così, cercano sempre di darti una mano, sia dentro che fuori dal campo. Il nostro undicesimo uomo, li ho visti a Rieti, li ho visti a Salerno, a Caserta. Vedere anche solo 2 o 3 persone che ti seguono per così tante ore per una partita in trasferta è fantastico. Io, essendo un po' il portavoce della squadra, vorrei ringraziarli per tutto quello che stanno facendo per noi. Già, come ho detto ieri, stiamo diventando davvero una cosa sola e speriamo che i risultati continuino così, perché è anche merito loro che abbiamo fatto una striscia simile di vittorie. Domenica, domani, la sfida con Omegna, con altre iniziative, a cominciare dalla presenza del canile Armada, anche sulla scia di quel salvataggio abbastanza, come dire, particolare di un pastore maremmano, come abbiamo raccontato sui social, proprio nel piazzale di Gema. Ci fa piacere quindi ospitare il banchino dei volontari, tanti giocatori, tanti tifosi ovviamente sono appassionati di cani, quindi è bello anche, e sono proprietari di cani, anche io lo sono, e ci fa piacere quindi sensibilizzare il tema delle adozioni una domenica, in una giornata in cui tutte queste belle cose che abbiamo raccontato, anche prenatalizie, è doveroso anche un abbraccio, le condoglianze a tutta la famiglia Celli per la notizia che ieri purtroppo è arrivata, la scomparsa dello storico dirigente, avvocato molto, molto conosciuto, Giovanni Celli. Quindi l'abbraccio che va alla famiglia, ai figli, Alessio, Antonio, insomma tutti, ai nipoti, anche alla stessa Vittoria, che è la nostra TikToker, di fatto è la nipote, quindi insomma ci fa purtroppo piacere in questo caso, diciamo, fare le condoglianze del caso, ma chiaramente insomma è una notizia che dobbiamo dare e che insomma è anche giusto andare così a celebrare quella che è stata una figura davvero importante, quella di Giovanni Celli. Davvero un abbraccio ancora alla famiglia. È il momento di concentrarsi adesso sull'avversaria, perché Omegna ha avuto una striscia di 6 vittorie consecutive interrotta nell'ultimo turno da una sconfitta a Piacenza, però tutto questo non deve far abbassare la guardia, credo, capitano Zavoldelli, perché è una partita, al di là dell'ultima prima del Natale, ma conta tanto per la classifica, per il morale, per tutto quello che sappiamo. Conta tanto per vari fattori. Loro sono una squadra molto più esperta rispetto a noi, possiamo dirlo, anche loro sono una squadra abbastanza nuova. Vengono qua con tutta la voglia possibile, perché avendo perso a Piacenza e avendo così
rotto la striscia di 6 vittorie, non è bellissimo, verranno qua carichi. Noi dobbiamo essere più carichi di loro perché è anche la nostra ultima partita prima della pausa al Palaterme. Sì, poi ricordiamo sabato invece il 23, l'ultima trasferta dell'anno solare ad Avellino alle 18, alta trasfertona da un punto di vista logistico, ma prima concentriamoci appunto su Omegna, scusa Nicola. No, dicevo, dovremo prima di tutto, più che tatticamente, dovremo mettere tutta la voglia possibile perché è da questo che noi diamo il meglio, dobbiamo cercare di giocare il più tranquillo possibile, è una partita importante, però deve essere una partita come tutte le altre e poi al 40esimo alzeremo la testa e vedremo quello che sarà fatto. Andiamo a vedere anche allora il turno di campionato, quello sempre grazie a Vito Perillo, con ovviamente le partite di questa giornata che è la numero 15, eccola qua, a cominciare proprio dalle sfide di serata. C'è un interessantissimo Legnano Fabuerons, secondo me c'è la sfida tra Crema Avellino, che appunto, come abbiamo detto, sarà la prossima avversaria di Gema, Gema Omegna, che probabilmente è il big match della domenica, perché mi viene da dire che Libertas Caserta sulla carta dovrebbe riservare meno sorprese. Fabio, non so se anche tu da questo punto di vista, insomma, è una giornata che ci può raccontare qualcosa di qualche sorpresa secondo te? Ma diciamo che questo campionato è sorprendente dall'inizio, no? Quindi l'abbiamo detto, può succedere di tutto, quindi anche fare pronostici è difficile. Sicuramente è un campionato vincente, quindi mi aspetto qualche colpo a sorpresa, vediamo, siamo lì curiosi e appassionati nel cercare di capire cosa c'è. E allora tra poco parleremo ovviamente anche un po' dell'invito, diciamo, a seguire la partita. È il momento però un po' delle emozioni, del passato, di tutto quanto raccontano le fotografie della carriera di Nicola, del capitano, perché sì, classe 97, quindi giovane, insomma, sono 26 anni, mediamente giovane, ora insomma, diventando un nonnino ormai. Vabbè, Nicola, dai, se no fare sì. Insomma, qualcuno si potrebbe offendere di questi discorsi, però insomma una carriera che ti ha visto già vestire numerose maglie. Vito, a tua scelta, un po' con quanto offre, ecco qua, qui cominciamo, qui che maglia sei, Nicola? Ah, ero a Treviglio, il mio primo anno professionista. Ecco, quanti anni avevi qua? Ah, qua ne avevo 18, ero al Paladozza Bologna contro la Fortitudo, credo che siamo riusciti anche a vincere una partita importantissima per noi, poi ci è sfuggito all'ultimo turno il playoff. A due passi da casa, diciamo, da Bergamo a Treviglio, non troppo distante, ma gran bella esperienza, no? Assolutamente penso. Sì. Qui Questo è il mio ultimo anno da settore giovanile alla Stella Azzurra, dove sono riuscito a vincere il mio primo scudetto. Perché anche da giovanile, da juniores, insomma, si diceva un tempo, sei andato a giro, cioè non eri a casa, insomma. No, io sono uscito di casa quando avevo 17 anni per intraprendere la strada che secondo me era giusta. Sono andato a giocare a Roma e mi ha fatto crescere tantissimo. Sapevo cosa andavo incontro. Staccarsi a 17 anni dalla propria famiglia non è facile, però ho trovato persone che mi hanno stimolato a dare tanto e sono solo che molto felice di quello che ho fatto. Proseguiamo con un'altra sfida. Qua ero a Valsesia. Mi sembra di riconoscere anche un tuo avversario, perché te lo rispondo con la maglia numero 6. Direi di sì. Ci abbiamo Guido. È stata la mia prima partita contro Guido. Avevo anche qua 20 anni, credo. E sono riuscito a vincere, mentre al ritorno invece ho preso una bella batosta al Palaterme. Al Palaterme. In casa hai vinto e al trasferta hai perso. E qua invece al Palaterme mi ricordo con Firenze di aver vinto. Questa partita ce la ricordiamo, perché se non sbaglio si concluse, diciamo, poi all'ultimo, insomma, molto, molto tirata. Nicola in maglia fiorentina, insomma. Sì, e qua è stato uno dei stimoli più grandi per poi venire a Montecatini, perché l'ambiente che circondava anche solo questa partita era davvero bellissimo. Ti è piaciuta l'atmosfera? Hai detto un giorno voglio andare a Montecatini, questo? Sarebbe stato uno dei miei prossimi passi dentro la mia testa, alla fine si è Ricordi se hai fatto canestro in quella foto? Molto probabilmente sì, perché non avevo mai sbagliato quando ancora segnavo ai tempi. No, non è così, anzi, mi sembra che... proseguiamo con Arieti che sempre in questa data, credo a dicembre,
Abbiamo avuto qualche problema a inizio stagione, per me era uno degli ultimi anni da under, e essendosi fatto male il playmaker titolare ho dovuto prendere un po' la squadra. Ti stai festeggiando? Qua sto festeggiando. Non ti sei fatto male anche te? No, sto festeggiando perché sono riuscito a segnare una tripla all'ultimo secondo che poi ci ha fatto un po' svoltare la stagione, ha fatto un po' svoltare la stagione della società. Canestro decisivo allora per Nicola Savoldelli, ancora. Qua a Pozzuoli, a Napoli, ecco. Ho fatto 2 anni di transizione della mia carriera per rafforzare un po' il mio playmaking, un po' di... È stata molto interessante come esperienza, soprattutto perché era un girone diverso rispetto ai soliti del nord. Lo conoscevi meno, allora anche l'esperienza al sud, e poi qua sei a casa tua. E qua siamo a Bergamo, sì, dove avevamo appena... L'anno prima che tu arrivassi qua, se non sbaglio. L'anno prima dove, sì, che io firmassi qua, e qua avevamo vinto, credo, gara 4 con Cividale in semifinale, e... È stato fantastico, poi purtroppo abbiamo perso gara 5 per andarci a conquistare la 2. Questa è allora l'emozione che ci regalano le fotografie di Nicola Savoldelli. Prima di salutarsi, ovviamente ricordiamo ancora l'appuntamento domani alle 18, la sfida con Omegna, tutto quello che abbiamo ricordato a livello di eventi, ma insomma conta vincere. Fabio, direi di cominciare da te, anche invitando magari quanti più tifosi possibile, no? A seguire. Sì, come diceva appunto il capitano, è importantissimo il tifo, è importantissimo far sentire il calore a questi ragazzi per incitarli anche nelle difficoltà a essere sempre al massimo. Sì, poi insomma difficoltà fino a un certo punto, perché mi sembra che nelle ultime 10 giornate, insomma, senza bando alla superstizione, però questo lo dicono i numeri, 8 vinte, 2 perse, certo. Per Gema, Nicola, anche tu un appello, diciamo così, oppure un invito per questa domenica prenatalizia, l'ultima prima delle feste al Parapente. Parer mio non serve tanto un invito a una tifoseria simile, so che non mancheranno, so che daranno anche loro il 110% come noi, e speriamo di festeggiare nella maniera giusta l'ultima partita dell'anno al Palaterno. Così allora, in vista di Gema Omegna, giornata numero 15 di Serie B nazionale, il mio saluto che va nuovamente al referente del pool di aziende sostenitrici, Fabio Raffanelli. Ciao a tutti. E ovviamente anche al capitano che è stato nostro ospite qua, Nicola Savoldelli. Grazie ancora, ciao a tutti. E allora appuntamento, il ringraziamento che va in regia a Vito Perillo, alla prossima puntata di... Leoni da Parquet, ringraziandovi ancora per la pazienza, per averci seguito, ovviamente appuntamento alla prossima puntata di Leoni da Parquet.